L'Istituto di Istruzione Superiore Michele Amari di Giarre ha organizzato nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro le visite guidate in alcuni dei beni monumentali più importanti del nostro territorio. Il progetto è denominato La Contea Ritrovata. I siti interessati sono stati il Duomo di Giarre con le cripte del Campo Santo Vecchio, la chiesa di San Leonardello con il crocefisso ligneo del XVII secolo e le due chiese di Nunziata di Mascali, quella del Carmine e quella dell'Annunziatella. Abbiamo intrapreso questo cammino nell'ambito del progetto La Contea Ritrovata, curato dalla professoressa Maria Rosaria Grasso. Ci ha aperto questo tipo di strada che ci ha fatto arrivare a questo punto. Siamo molto fieri degli obiettivi che abbiamo raggiunto e del materiale che lei ci ha fornito per aprirci alla storia del nostro territorio, per farci conoscere un po' quello che ci circonda, che oggi è sottovalutato, molto sottovalutato. Ci siamo aperti a ciò anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro come promozione eventi all'interno di Mascali e delle sue frazioni. Oggi ci troviamo qui all'Annunziatella, nella chiesa dell'Annunziatella, e sto illustrando insieme a delle altre mie compagne appunto gli scavi, le opere di restauro e l'insieme degli affreschi, delle opere pittoriche che vi sono all'interno. Questo progetto si innesta in continuità con l'ulteriore progetto che il Comune sta facendo con il liceo classico Michele Amari di alternanza scuola-lavoro. Questo di oggi rappresenta anche un'occasione per promuovere e rivalutare quelle che sono le bellezze presenti sul nostro territorio, la chiesa dell'Annunziatella. Questi ragazzi hanno fatto una bellissima descrizione, una guida di quelle che sono anche le origini storiche e tutta quella che è stata l'evoluzione che ci ha portato sino alla riscoperta di questi mosaici bizantini. Un'occasione sicuramente importante anche da ripetere in successive edizioni, anche un'occasione per mettere e far vedere quelle che sono le nostre bellezze presenti sul nostro territorio.